se ci vuole un anno per celebrare la prima udienza, quanto ci vorrà per avere una sentenza? Una sentenza per stabilire se in quel canalone, a due passi dall'area portuale di San Ferdinando, sono stati sversati veleni. Ancora una volta niente da fare per il processo intentato dalla Procura di Palmi, che vede alla sbarra Oreste Tarantino, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione legale rappresentante dell'azienda Copmar, la società di rizzaggio che opera all'interno dello scalo portuale gioiese. L'udienza che doveva registrare le prime tre testimonianze è stata rinviata al 6 novembre, esattamente come avvenuto nel novembre però del 2017. Forse a distanza di un anno si potrà svolgere la prima udienza? Si spera, anche perché la mannaia della prescrizione incombe e con essa il rischio di non arrivare alla verità, ossia se in quel canale stretto pochi metri sono stati sversati o meno materiali tossici mettendo a rischio la salute dei cittadini. Il caso del canalone di San Ferdinando era stato sollevato nel 2016 proprio da alcuni residenti che costituirono il comitato 7 agosto, data dell'amara scoperta. Si aprì un'indagine ai carabinieri di San Ferdinando e del nucleo operativo ecologico insieme alla capitaneria di Porto Gioiese sequestrarono alcuni capannoni e parte degli impianti della Copmar. Adesso il processo per il canalone dei veleni dovrà aspettare altri 7 mesi prima di entrare nel vivo. Angela Panzera per la CNews 24.